space was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait. Ecco un attimo. Sorci Verdi presentano Nerd Insight. Buonasera cari ascoltatori, siamo qui su RGS con Nerd Insight in compagnia di Sorci Verdi. Io sono Paolo, come c'è Diego? Buonasera a tutti. Lorenzo in regia. Buonasera. E questa sera abbiamo il guest. Abbiamo il nostro caro amico Santoni Federico. Salve, buonasera a tutti. Che ci accompagnerà in questa puntata della settimana nerdistica. Ci saranno insomma vari argomenti, videogiochi, film, serie TV e tecnologia. Scusate il ritardo, abbiamo avuto un piccolo contrattempo tecnico, tanto perché noi siamo sempre molto fortunati. Allora Diego, puoi un po' dirci i nostri social, come ascoltarci? Allora, innanzitutto diciamo il nostro sito www.radiogs.it. Se volete mandarci qualche messaggio diretto a @cristageradio.it oppure al nostro numero WhatsApp 393-8890-466. Esatto, mi raccomando, mettete un mi piace sulla pagina di Facebook Sorci Verdi e Instagram, che stiamo crescendo piano piano. Non andiamo di fretta, non andiamo sempre piano piano. Quindi sì, anche un messaggio tramite la pagina di Sorci Verdi è sempre ben accetto. Quindi insomma, direi di innanzitutto prima di cominciare la trasmissione, direi che oggi oggi è successa una cosa tanto brutta, ma poi insomma ne riparleremo anche. Ma non è solo lui che è morto. Vabbè, ma tu morti, non è morti. No, vabbè, dai, però vabbè, un omaggio a Nicky Hyde. Ma hai trovato un omaggio? Sì, sì, ci sono in cerca dei morti. Un necrofilo, un amante dell'aldilà. Sì. Tanto ci sono i appartamenti in affittano, eh? Sì, allora sono affitti. Comunque sia, andiamo subito con una bella canzoncina, così ci rilassiamo e poi dopo riprendiamo anche con degli argomenti con Nicky Hyde, e poi non lo so chi altro ha trovato. Non lo so. Ci ascoltiamo subito i Calcutta con Gaetano qui su RGS con Nerd Inside in compagnia dei Sorci Verdi. Allora, siamo tornati qui con la settimana nerdistica, insomma facciamo comunque un rip generale a Nicky Hyde, che insomma ha uno sfortunatissimo incidente in bicicletta, come anche morto sappiamo Scarponi, sempre un ciclista, però lui era un ciclista. Un motociclista che muore su una bicicletta è quasi... Guarda caso, sempre... Fermate, non è colpa di quello che guidava la macchina, è colpa sua. Sì, insomma sì, ci sono delle indagini in corso e si dice che non abbia dato la precedenza. No, lui è sbucato da... Sì, ma io stavo dicendo solo che purtroppo se l'è portato via. Mo lasciando stare chi ha colpa o non ha colpa, quello sarà le autorità a decidere. Però, insomma, chiaramente dispiace per un pilota di motociclismo e della Superbike che ci lascia. E niente, insomma, dispiace, anche se moriva un Cristiano Romano, ci dispiace, vero Lorenzo? Sì. Attivo, lo voglio attivo stasera. Attivo, attivissimo. Comunque sia, lasciamo il mondo dei morti e adesso entriamo subito nel mondo dell'indipendente italiano, ovvero quelle case indipendenti italiane che provano a sviluppare un videogioco. E lo fa una casa indie italiana che sviluppa Quel che resta, si chiama proprio così questo titolo, survival horror in terza persona, tutto italiano. Allora, survival horror, Ciccio, ne conosci qualcuno? A parte che adesso non ce l'ho presente manco, adesso... Ma dai, uno famoso, Resident Evil, sì. Cioè, ce ne stanno tanti, eh. Ma qui sei in... poi lo fai te questo? Cosa vuol dire, Pepe? No, che io non ci vado a fare queste cose. Che vuol dire? Che vuoi dire? I ragionamenti... Vabbè, comunque sia, è un subvalorore in terza persona. Cosa vuol dire terza persona? Che c'è, diciamo, la telecamera, chiamiamolo così, esterna al personaggio, non in prima persona come può essere uno sparaputto, capito? Quello si chiama in prima persona. In terza persona stai fuori dal corpo, va? La faccio proprio grezzamente. Comunque sia, questo gioco è stato presentato al Sviluppa Party di Bologna, che si è effettuato dal 19 fino
al 21, quindi è finito proprio ieri e domenica. Insomma, è stata una bellissima fiera incentrata tutto sul gaming, hardware e software di, appunto, di questi team indipendenti italiani che comunque portano avanti le loro idee. Sappiamo che comunque sia, non è facile entrare in questo mondo, data la concorrenza, insomma, sappiamo, spietata, e comunque sia, ci provano. Beh, caro Federico, cosa, tu che anche fai parte di un giornale, ecco, più sì. Sappiamo che comunque ci sono tantissime testate, soprattutto quelle più importanti, chiaramente normale, no? Creano comunque, sono un po' dei colossi insormontabili, quindi possiamo anche fare un paragone molto semplice, anche se è totalmente diverso. Quindi, insomma, qualche consiglio che si può dare a questi ragazzi che ci provano, perché poi alla fine sappiamo che i ragazzi tech team stanno sviluppando, insomma, hanno anche una pagina Facebook. Intanto Lorenzo, fai passo. Guarda, io questi ragazzi comunque sia li ammiro, perché siamo un prodotto made in Italy, e quindi è un orgoglio rispetto magari alla concorrenza giapponese o americana, che ormai domina il mercato. Io spero che questi ragazzi svilupperanno sempre più giochi, sempre più belli, intriganti e appassionanti. Mano a mano, certo, ma crescendo e fare i propri esperimenti. Beh, di cosa parla questo gioco, Diego? Quel che resta, proprio il titolo, cosa parla? Beh, oddio. Oddio. Beh, non è tanto. Beh, diciamo che il protagonista, innanzitutto, è un uomo il cui fratello minore è da molti anni fuggito di casa, quindi anche questo quel che resta. Tornando anni dopo a rivisitare la dimora nella quale non vive più da molto tempo, viene trasportato in una macabra realtà alternativa. Beh, questo è una cosa più da horror, effettivamente. Non è il gioco della strada nebbia. No, ad esempio, quell'altro. Silent Hill. Silent Hill. Sì, bravo, sì, sì. L'inserimento, diciamo, di una figura spettrale, ecco. Un po' alla Slenderman, possiamo dire. Poi, comunque sia, ci sono delle meccaniche stealth e d'azione che, appunto, comunque sia, si mescono a questo gameplay, insomma, che saranno presenti anche armi da fuoco. Insomma, il gioco è, se si va sulla pagina Facebook del Tech Team, si può intravedere qualche screenshot del gioco, quindi se siete curiosi, comunque sia, non so, volete provarlo, volete acquistarlo, insomma, sappiate, potete andare direttamente su Facebook. Non è male come gioco. Vabbè, ce ne sono, io l'ho vista, l'ho vista la fiera, io l'ho seguita tramite internet, tramite gli articoli, ed è stata una fiera abbastanza importante, perché ha portato fuori veramente tantissimi team e tantissime idee, quello che in poche parole mancano in tantissimi giochi, anche quelli, come si dice, di AAA, ovvero quelli più famosi. Però a volte riciclano sempre le stesse cose, no? Tipo dici di terza persona, tipo Left 4 Dead. No, Left 4 Dead no. Sì, vabbè, ma però è gameplay... Hai visto mai il gioco Outlast? Sì. Oh, io suppongo che dovrebbe essere quasi in quel modo. Poi chiaramente è sempre da vedere, da provare, da vedere un trailer, comunque sia. Vabbè. Saremo così, con le orecchie puntate in alto. Le orecchie. Non volevo dire, lasciamo perdere, stiamo in una battuta abbastanza sconcia. Andiamo con la musica, ci ha scritto amici dei giornalisti, il tuo maglione mio qui su RGS con Nerd Inside in compagnia dei Sorci Verdi. Siamo tornati qui sempre con il nostro Diego, Lorenzo e il guest. Possiamo dire un piccolo apprendistato per essere Sorcio Verde di Sant'Antonio. Lui è un santone detto Mosè. Mosè. Mosè perché lo voglio il nome. Mosè. Oggi lo chiameremo Mosè. Vai con Mosè. Partiamo subito con la seconda notizia che, insomma, fa un po' parlare di sé. Ronaldo sarà inserito tra le nuove leggende di FIFA 18. Sappiamo che comunque FIFA 18 verrà presentato nelle E3 2017 a Los Angeles il 9 giugno, insomma, alle 9 dell'ora italiana. Quindi per chi vorrà seguire la conferenza in streaming lo potrà fare su svariati siti, anche dello stesso dell'Electronic Arts. Quindi, insomma, penso uscirà anche per la Nintendo Switch FIFA 18. Cosa non sottovalutare, non lo so come sarà, e poi chiaramente sarà un gameplay tutto differente, non penso che sarà come giocare alla PlayStation, Xbox, insomma. Cioè,
Che mangio col telecomando, in questo un altro telecomando, altra roba, cioè molto molto diverso. Rispetto alla PlayStation Xbox è un'altra cosa. Comunque sia, Ronaldo sarà forse tramite dei rumor inserito appunto tra le leggende del FIFA 18. È una notizia che comunque fa parlare di sé, sappiamo che comunque FIFA porta avanti, no? le leggende, sì, però sì, ecco, piano, quando si ritira, quando qualche giocatore, grandissimo anche giocatore, si ritira, sappiamo che delle volte un po' ostico, no? La cosa. Scavando il gioco li puoi ritrovare le leggende anche italiane, li puoi ritrovare. Io non ho mai trovato, io quando facevi i campionati non trovavo mai niente. Adesso non c'è proprio, io ritrovo la FIFA. Come Inzaghi, Del Piero, se li possono ritrovare su PES. No, è quello il discorso, che non ci sono. Non e ci quindi, sono adesso, e quindi perciò questo rumor proprio ha fatto parlare di sé proprio per questo, perché ci sono alcuni commentatori che appunto abbiano registrato delle battute per gioco, appunto riferendosi a Ronaldo, e questo insomma ha fatto un po' parlare di sé questa notizia. Magari facessi parte dell'Electronic Arts, magari. Grandi onori. Tanti, ma proprio tanti money. Comunque sì, è una notizia che fa parlare di sé perché forse, può, insomma, ci può uscire qualche squadra con delle leggende, che sa. Sì, diciamo anche che rivivere anche dal personaggio di Ronaldo giocando con una squadra con Ronaldo un po' ti fa rivivere le emozioni che giocavi quando giocavi a FIFA PES degli anni vecchi. Io mi ricordo, no? Giusto? Mi ricordo, adesso, a parte è stato anche annunciato PES 2018, Super Juve è annunciato con FIFA. La luce da verso novembre. Sì, tanto come sempre ormai. Però per esempio PES, adesso non so se l'hanno cambiato perché chiaramente non ci ho giocato più, però portava avanti il discorso delle leggende, ovvero quando un giocatore si ritirava, il giocatore si ricreava, chiaramente 15-16enne, e tu poi stava a te andarlo a cercare dove in quale squadra si era infilata lì, quindi si creava un po' uno scouting dentro il gioco, che alla fine era carino, un po' quello, tu ti ritrovavi un Filippo Inzaghi 20 anni, che era una bestia. Che c'avevo perso 2010. Sì, l'ho perso. C'aveva, esatto. E poi ritornavo piccolo. E quindi era un ciclo che alla fine ti ritrovavi giocatori come voi. Mi ricordo, c'avevo Buffon giovane, Del Piero giovane, il pacco Del Piero Inzaghi ventenni, e facevano gli sfracelli. Però dai, ci auguriamo che questa nuova leggenda come Ronaldo. Okay. Adesso parliamo un po' di leggende, va? Una leggenda per te che cioè, non può mancare in un gioco di calcio. Beh, Maldini secondo me, ragazzi, è stato uno dei migliori giocatori per me in assoluto. Vabbè, di un ambito difensore. Vabbè, allora difensore. Invece per te Mosè. Ma guarda, per me sicuramente Totti, poi io lo ammetto, sono della Roma, quindi insomma. Vabbè, no, ma Totti c'è. Vabbè, Totti penso che farà parte di questo. Parte di questo mano a mano si rientra, insomma. Poi vabbè, Del Piero, il famosissimo, insomma, Maradona, ormai quello è un dio sceso in terra, insomma, quindi quello. Ma è il divino, la mano di Dio. Sto invece per te, Lorenzo. Per me i tulipani. Ah, i tre olandesi. Vabbè, a quel punto io dico Pelé, tanto. Così completiamo l'opera. Io come dico sono loro per me, leggende veramente sono loro. Vabbè, però anche tipo Ciro Ferrara, Dino Zoff. Che ne so, Tacchinardi. Io non te l'avrei mai detto. Vabbè, però. È stato un giocatore bravo, quello che ha fatto, va bene, ma leggende io non ce l'avrei mai. Però sarebbe carino metterci anche giocatori meno famosi, non so, Beckenbauer, sì, ne so, Zico, Cruyff. Lo Stam, Battistuta, Romario, che ne so, Socrates. Vabbè, comunque se lasciamo perdere, se no dopo veramente sfociamo solo nel calcio. Socrates, era un giocatore brasiliano. C'era Socrates, che giocava quello film, greco. Ma che ti ricordi Papastatopoulos? era lui. Che nomaccio, Taragunis.
Comunque cresci per un periodo, Vabbè, hanno vinto l'Europeo, considero, quindi per un periodo. Trezeguet non era greco. No, beh, noi due leggende, Trezeguet. Ah, vabbè. Henry, ma vabbè, anche Anelka, che ne so. Ronaldinho, che poi mi sa che si è ritirato. No, gioca ancora, sta gioca, sì. Lo sai che gioca con quella squadra giapponese, una cosa del genere. Vabbè, andiamo con la musica e poi dopo riprendiamo sempre con la settimana nerdistica. E ci saranno i famosi Pokémon Go, una notizia su Pokémon Go. Ma prima ci ascoltiamo Bianco Fit Levante con Corri, corri, che te fa bene. Bianco Fit Levante con Corri Corri qui su ROGS con Nerd Inside in compagnia dei Sorci Verdi. È arrivato il nostro carissimo Mats. Ciao a tutti, buonasera. Ho fatto uno scatto e fuga da lavoro e salutiamo anche gli amici di lavoro, dai, sì, sennò dopo si arrabbiano. Ciao di lavoro, spero che vi vada più bene. Ma io il bello contento. Che non sento più. Tu non senti più, fa niente, leva delle cuffie, che sento. Ma che sento, che sento? Allora, comunque sì, abbiamo detto, spoilerato, che ci sarà una notizia su Pokémon Go, ma questa notizia la faremo dare all'apprendistato Mosè. Perfetto. Allora, buonasera a tutti, e questa è una notizia molto importante e interessante per tutti coloro che sono appassionati di questa applicazione Pokémon Go, che ha riscosso un successo formidabile, immaginabile. E sembrerebbe che i Pokémon leggendari arriveranno durante l'estate. È ancora una voce, è ancora da confermare, c'è chi ci crede e c'è chi non ci crede, però se fosse vero sarebbe realmente una notizia bellissima, perché finalmente tutti i grandi allenatori e ovviamente tutti i relativi appassionati potranno catturare i tre uccelli leggendari, cioè Articuno, Moltres e Zapdos, e anche Mew Mewtwo. Quindi un grande tuffo nel passato, una grande estate e soprattutto un'avventura che continua a riscuotere successo, e hanno fatto anche questa scelta, probabilmente la faranno anche per invitare più gente a usare l'applicazione e quindi a ingrandire il successo, insomma. Esatto, quindi sappiamo che Pokémon Go ancora in fase di news, ancora di aggiornamenti, quindi non si ferma assolutamente, non si ferma per l'estate, la niente, comunque sta portando avanti un progetto abbastanza, anzi direi molto importante, perché dopo Ingress, sappiamo che Ingress anche è stato un gioco che è famoso, che ha portato parecchia gente e parecchio veramente divertimento, Ha portato, esatto, ha fatto tantissimi raduni anche nazionali, anche qui in Italia ha fatto alcuni raduni, mi sembra a Milano e a Roma, mi ricordo adesso non mi ricordo, però sì, ha fatto tanti raduni, esatto, quindi è un gioco, insomma è una software house abbastanza importante sul mondo, ecco, smart, e c'è gente ancora che ci gioca a Ingress. Però Pokémon Go vogliono riuscire a fare il boom del 2016. E comunque già ci sono riusciti, perché comunque è un gioco pluripremiato, uno dei più scaricati, uno dei più giocati, sappiamo comunque Pokémon, proprio il mondo dei Pokémon è un po' alla portata di tutti. Ingress invece era un mondo un pochino più chiuso, più anche difficile anche da giocare per certi versi, rispetto a Pokémon Go, dove basta che ti fai una bella passeggiata che dovremmo fare tutti. E ti dato ti ricordi le passeggiate che ci siamo fatti noi a Foligno? Tantissime passeggiate proprio. Se state io e lui stavamo a fare i chilometri. Abbiamo iniziato l'avventura insieme poi il 12 luglio. Ah, ti ricordi anche un giorno? 12 luglio alle ore 15.30, 16. Non siamo partiti da casa mia con sto telefono e siamo andati verso Foligno. Sì, sì. Voglio vedere quando eravamo carelli. E da lì è iniziato il momento che cominciato a camminare. Noi abbiamo l'esperto. L'esperto, il maestro, il guru. Maestro. Sì, aspetta. Abbiamo il guru dei Pokémon, ma il problema è che il guru dei Pokémon non ci ha voluto giocare. Non ci ha giocato? No! Come perché non se lo può permettere.
Come? C'è un telefono bellissimo. In contemporanea. C'è una cosa stupenda, come mai? C'ho il navigatore che è più di quello. È vero, il navigatore, se tu gli dici vai verso Napoli, ti porta in Austria. Comunque, mo, a parte con questa cosa, lui comunque si è abbastanza informato su questi. Beh, lui è il professor Pokémon. Professore. Quindi, professore. Professore, come si chiama il professore Occhio, di Roma? Professore Occhio, il primo professore, poi ce ne sono lui, stati tanti lui altri. È quello. E Occhio che è il più importante, insomma. Via. Insomma, sappiamo che appunto ci saranno questi famosi Pokémon leggendari, no? La mia domanda è, lo metto un po' in difficoltà, perché, se io gli dico quali sono i Pokémon della prima serie, cioè... Io dico quali sono i Pokémon della quarta... Ti dico i Pokémon leggendari, serie. No? Qual è, secondo te, uno dei più forti Pokémon leggendari? Beh, allora... Sotto certi aspetti Mewtwo per adesso, anche stavo a vedere appunto anche su internet un po' ne può fare, che anche uno che ha scaricato un hack di Pokémon Go ha fatto vedere proprio un Mewtwo che effettivamente ha delle caratteristiche abbastanza più forti rispetto ad altri. Ma per quale motivo? Il potenziale, come te posso dire adesso, il potenziale diciamo è con sé per sé, gli attacchi che ha lui, che impara più che altro. Ma se io ti voglio chiedere un po' la storia di questo Pokémon, me la puoi dire in poche righe? Diciamo, la storia di Mewtwo sarebbe la storia di un gene, praticamente, che si chiama Mew, che hanno preso questo gene e hanno fatto un esperimento in cui è nato Mewtwo, solo che alla fine è successo che si è ribellato, come tante altre volte è successo in altre parti, e quindi è diventato un po' un autonomo. Esatto, quindi sapremo anche la storia di Mewtwo, la sapevi? No, esatto. Io non so di Pokémon. C'è anche il primo film dei Pokémon che vede proprio lo scontro Mewtwo, è bellissimo. Sì, vabbè, quello sì, ce l'ho la cassetta. È stupendo. Quello ce l'avevo la cassetta. Io sono l'unico film che ho visto. Ma poi ne sono usciti tanti altri. Basta avere un bambino di 5 anni che mette YouTube e ti va a vedere tutti i film dei Pokémon. Esatto. Adesso li abbandoniamo un po' l'amore. Ah, però ricordo, io sono i Pokémon. Una cosa, sono rientrato dentro l'acquario e ringrazio dal posto mio Mazzo, salutiamo. Sono stato Clemente. Allora andiamoci ad ascoltare, stiamo sempre nel mondo indie italiano con Kat Rubain qui su RGS con Nerd Inside in compagnia dei Sorci Verdi. Possiamo dire fit generazione dei fenomeni? Mazza? Ah, per me va benissimo, ragazzi. Dai, con queste proprio queste canzoni poi ci sta un po' di generazione di fenomeni. Sì, poi saranno novità prossimamente anche con noi. Noi le rubiamo lì infatti le nostre canzoni. Beh, più o meno. Comunque siamo tornati qui con la settimana nerdistica e lo facciamo con una notizia che fa un po' parlare di sé, perché è stato il gioco che, con più donatori. Che ancora però non è uscito. Ancora non ne penso, è in sviluppo mi sembra da 3-4 anni ancora. E supera i 150 milioni di campagne di crowdfunding, sai cos'è? Non no. Secondo te cosa può essere? Te l'ho detto io entra le righe prima. Crowdfunding, no? No. Cioè quei giochi che non è che sono sponsorizzati. Lo sai che io in inglese non possiamo andare, abbiamo proprietà. Sono quei giochi che non è che sono supportati, che non so, dalla Ubisoft, dalla Sony, dalla sono un quei gioco giochi inventato così. No, non è inventato. No, è un gioco uscito così, però da una marca molto importante. Vabbè, sì, anche Battlefield era uscita da una casa, beh, non piccola. Indie proprio, ma piccola. È questo tipo che sarebbe un gioco indie. Sì. Adesso non tanto, perché 150 milioni non è che è tanto indie. Però insomma, è un gioco che tramite le donazioni, pensa, di ben 1.811.000 persone è arrivato a 150 milioni questo gioco. Quindi facciamo anche un bel crowdfunding, diciamo 10 euro a persona. Quindi non lo so, per il video facciamo dei video e invadiamo la Russia. Anche voi, se volete donarci un po' di euro, basta andare. Comunque, che cosa è Star Citizen? È un bel, insomma, io ho visto qualche immagine, qualche anche video, insomma, si può trovare facilmente su YouTube. Un simulatore spaziale presso sviluppato dalla Cloud Imperium Games, appunto, ha superato questi famosi 150 milioni di dollari. Di? Dollari. Vincenti.
di 150. 150 milioni di dollari. Comunque sappiamo che è un gioco ancora in sviluppo, come tantissimi altri titoli indie, ma non solo italiani, ma anche tantissimi, perché abbiamo parlato anche dello Svilupparti, lo Svilupparti, sì, di Bologna, che ha presentato, ecco, tantissimi giochi horror, simulatori, e insomma è stata una fiera abbastanza importante, perché sono delle piccole casette che vogliono un po' di pubblicità. Io sto prendendo qualche contatto, e sai com'è, no? Tra cosa nasce cosa, chissà. Chissà. Forse avremo uno sviluppatore di videogiochi qui con noi. Perché non proviamo ad andare noi a fare un gioco? Ma io non so buono. Tu sei, ma no, a giocare il gioco, a provare il gioco, farlo. E secondo te che sto provando a fare? Io che sto provando a fare. Ma chi lo sa fa un gioco? Grandi battibecchi tra Lorenzo e Fabio. Quando ce lo avvicino è sempre così. Comunque sia, cosa ne pensate appunto di questo metodo di, ecco, di affidarsi proprio ai donatori, alla gente, alle persone comuni? Io sì, proprio va bene, è un metodo molto fattibile. Beh sì, 150 milioni così, non è che... Ma sappi, chi fa delle donazioni, loro potrebbero anche intascarsi e poi farsi di via. Se nessuno può reclamare nulla, per me è quello. Ed è successo. È successo. Specialmente Kickstarter è progetti fittizi che poi... sono rilevati, ecco, la gente si intascava i soldi e via. Mi sembra Oculus Rift, no? L'Oculus Rift, l'Oculus è nato su Kickstarter, con una campagna crowdfunding. Ecco, poi dopo, in seguito, è stata acquistata da Facebook, con svariati milioni, e adesso Oculus è proprietà di Facebook. Però questo è per dire che delle volte delle idee molto c'è interessanti... sempre un zampino di Mark Zuckerberg. Ha messo ovunque ormai, ha messo Instagram, WhatsApp... Ti ricordi che c'era la battuta su WhatsApp che aveva pagato 6 miliardi? 6 miliardi, mi sembra, che invece 89 centesimi. 6 miliardi, questa è battuta bruttissima. Beh, anche WhatsApp l'ha pagato 8 miliardi. No, 6 miliardi. No, 8. WhatsApp 8. Adesso non mi ricordo. Quello che ha inventato WhatsApp così, ci ha ricevuto 8 miliardi da... 6, 8. 8. Tu dici 4. Ma, vabbè. Comunque sia, 4, Diego 4, 4, e 8. Mosè. Sappiamo che comunque questa campagna crowdfunding, ovvero quella di affidarsi ai donatori, può insomma risultare positiva o negativa. In questo caso direi anche molto positiva. Cosa ne pensate appunto di questo metodo che, ecco, non va alla ricerca di uno sponsor, come può essere, ecco, come abbiamo detto prima, alcuni esempi, la Sony, oppure la Microsoft, perché Ubisoft. Perché se dico, come dicono loro, no, aspetta, l'Ubisoft, la cosa non ci credo. Io mi sono riferito a loro, lasciami parlare. Allora, secondo me è una cosa positiva e secondo me sarebbe fatta meglio, anche perché diciamo che sempre con gli sponsor secondo me toccherebbe anche cambiare un po' il modo di fare certe cose, quindi una cosa innovativa secondo me può portare ad altre cose in più anche per il futuro, riguardando gli altri. Esatto, e poi certo il rischio c'è sempre su tutto, qualsiasi idea, dalla più piccola alla più difficile e complicata, però comunque sia è un'esperienza e esatto. Sembrerebbe fattibile da questa notizia, quindi ecco, bisogna stare attenti, insomma, tutto qua. Sì, vabbè, quindi ci sono sempre le fregature, però anche come ha detto Ciccio, è condivido delle volte affidandosi a degli sponsor o comunque sia affidandosi a delle case dalle software house molto molto più grandi, ecco, possono avere dei cambiamenti, delle linee guida differenti, come appunto è avvenuto con Battlefield fino a Battlefield 3 era proprietà della DICE senza le Electronic Arts. Però quando si è affidata, si è associata un pochettino alla EA Games, è uscito il famoso Battlefield Hardline, che ha fatto un buon flop. Quindi forse si vociferava che c'è stava dietro la EA, che voleva per forza un gioco alla svelta, e hanno creato questo gioco, che, ecco, anzi hanno creato il 4 e poi l'Hardline, però ecco, non hanno fatto lo scalpore come è avvenuto con Battlefield. Ma c'è paura anche, tu dici anche che poi se si mette come uno sponsor grande, te comanda pure come farlo. È ovvio, cioè, è ovvio.
Cioè, ecco. È questione di potere più che altro. Vabbè, ma è un metodo è un metodo fattibile, dopo se te fregano. Come secondo me, perché secondo te chi stanno andando a baffare la pubblicità della Clear dello shampoo, secondo te? Perché non è il Clear. L'ha fatta, sì, la Clear l'ha fatta. Secondo te perché secondo tu è un fan della Clear? No, per questo l'ho fatta capire. Per piani sordi. Ma anche per farti capire una cosa. Però anche per farti capire una cosa, adesso anche vedi su YouTube fanno molti video di donazioni, allora anche lì potresti pensare la gente lì non si dovrebbe fidare e quindi non le fa. Secondo me hanno preso un po' anche questa cosa e hanno pensato, ma se lo fanno su YouTube perché non possiamo farlo anche noi su un videogioco? Beh, sì. Prima che YouTube c'è stava Twitch, perché YouTube ha copiazzato un po' da Twitch questa cosa delle donazioni. Adesso perché poi anche YouTube c'ha sta Apocalypse, crisi Apocalypse. Vabbè, quella è un altro discorso che poi più avanti ne parleremo, a fine trasmissione. La pubblicità sta ricevendo parecchie cose, Ma è normale dopo un po'. Vabbè, comunque il discorso poi di YouTube lo riprenderemo a fine trasmissione, quindi lascio per nuova con Expo qui su RGS. Andiamo con l'inizio di Compagnia dei Sorci Verdi. Allora Lorenzo, vuoi un po' aggiornare i nostri ascoltatori su come ascoltarci? Allora, sono un po' rugginito perché è da un mesetto che te lo faccio. Allora, come sempre, se volete scriverci e interagire con noi, basta andare su diretta@stageradio.it e il numero di WhatsApp 393-88-90-466. E se volete seguirci pure sulla pagina Facebook e Instagram Sorci Verdi. Esatto, bravo, però se ti sei ricordato un po', dai. Ancora sei felice. Allora, riprendiamo adesso, andiamo sul mondo dei film e lo facciamo con una notizia che fa discutere molto molto di sé. Il nuovo film dei Pirati dei Caraibi e la vendetta di Salazar. Esatto, il film Disney sappiamo che è stato appunto hackerato, notizia proprio quasi ufficiale, qualche giorno fa, fammi parlare, poi parlare, no, ti devo pacchettare stasera. Il pacchettamento di Lorenzo. Te rendi conto questo? È un film Disney appunto in mano agli hacker, la notizia era, quando l'ho presa io era ancora un po' dubbiosa, forse è rilevato insomma ufficiale, e appunto sappiamo che appunto questi hacker esperti hanno rubato il film e richiedono un risarcimento in Bitcoin. Sappiamo appunto che Bitcoin è una moneta virtuale che vale veramente tantissimo, mi sembra 1000+ dollari adesso è aumentata di prezzo, non mi ricordo perché però. E poi non è neanche tracciabile. E non è tracciabile, esatto. E richiede un grandissimo appunto, un grandissimo risarcimento in Bitcoin. Questa è la persona che risciala quei Bitcoin se aumentava. Vabbè, non lo so. Ma guarda, comunque non è niente di illegale il Bitcoin, è solo una moneta virtuale, non tracciabile, però anche in Italia è legale avere il Bitcoin, non è illegale. Ma il legale è OneCoin. No, esiste solo il Bitcoin adesso, Cioè anche su, tu per esempio anche su Amazon puoi comprare quei Bitcoin. Esatto. Anche alcuni videogiochi, anche su puoi comprare. Sì, se Bitcoin. C'hai una moneta barata, costano, poi il Bitcoin detto vale tantissimo. Comunque sia. Questo avvenimento è successo anche per una serie televisiva, Orange is the New Black, una serie TV di Netflix, che appunto era stata hackerata la quinta stagione, Netflix si era rifiutata di pagare il risarcimento e tac, gli hacker hanno appunto pubblicato tutta la quinta stagione, però alla fine sappiamo che Netflix, ecco, probabilmente poi dopo l'ha pubblicata quasi subito, così da cercare un po' di... Comunque sappiamo che il prodotto è scaricato a livello di qualità non è mai come quello originale, se possiamo. Io almeno ho sempre trovato, anche se non si scarica la roba, No. Non l'ha fatto mai? No. Questa faccia poi. La fiducia di Lorenzo. Io non ho mai scaricato niente, te lo giuro. Esatto. Niente, sì. Vabbè, dai. La vecchia, il vecchio Harry Potter, che poi non era Harry Potter. Era un Transformer. No, era in carriola. La nonna in carriola. Vabbè, sì. Comunque sia, caro Mosè, insomma, sappiamo che gli hacker in questi tempi si stanno facendo largo spazio nel mondo della criminalità. Sappiamo che c'è stato anche da poco anche il famoso il virus WannaCry 2.0, dove ha fatto piangere un bel po' di computer, però gente, tutti a livelli governativi, Anche di gente. Sì, vabbè, certo, se a te il computer tuo c'hai tutte cose personali, fa conto, no? Sì, e ti arriva sto virus che dici devi pagare 300 euro e io poi ti sblocco il computer, tu che fai? Se no devi formattare e perdi tutto. Tu vai? Tu pagheresti? No, tu hai il computer direttamente. Vabbè,
uguale, io. Tanto capirà per un po' di foto, pazienza, metterà a piangere. Comunque, se cosa ne pensate appunto di questo mondo degli hacker che man mano, insomma, andando avanti con la tecnologia si sta facendo abbastanza, pesante, possiamo dire, dai, pesante questo argomento. Zitto e balla. Allora, diciamo che gli hacker aumentano sempre di più e diventano anche più pericolosi. E questo, diciamo, è una di quelle cose che vanno, diciamo, contrastate, vanno tenute molto sotto controllo, perché potrebbero anche, diciamo, causare dei danni un po' particolari, ecco, tra virgolette. Comunque sia, la Disney si è rifiutata di pagare il ricatto e quindi adesso si è affidata all'FBI e si spera che non rovineranno questo film, per cui c'è molta attesa, perché, diciamo, deve riportare un po' in auge la saga dei pirati. E c'è anche la partecipazione di un personaggio nel film, che è Paul McCartney, che farà un pirata, e quindi anche questo attira molta clientela, ovviamente anche i fan dei Beatles, insomma, quindi... Ah, però, questa non la sapevo, questa c'è Paul McCartney, c'è un poster dedicato a lui. Però hai spoilerato un pezzo di film. No, beh, un partecipante, ma un attore. Ma cioè, ritorna però anche sul cinema, sui live Mick Jagger? Ritorna? Mi hai domandato? Ci ho mangiato stamattina a pranzo. Non lo so, guarda, guarderemo il film e vedremo se ci sono degli attori famosi. Un po' come l'ultimo video di Rovazzi con Gianni Morandi, te l'aspettavi che ci stava Saluto Antonio, può accompagnare solo, cioè, io non l'ho visto. Zanetti. Non ho visto neanche io. Zanetti, c'è, poi chi c'è? C'è Macio Capatonda. Macio Capatonda. C'è un youtuber famoso anche. Federico 82, una cosa, 92, una cosa. No, ci sta. Amedeo Preziosi e coso. Vabbè, Riccardo Dose. Comunque, per dire che è i tempi del show pure stanno. Per dire, insomma. Comunque sia, sappiamo che questa è una situazione che terremo d'occhio, poi insomma, alla fine se il film è piratato. Tanto si parla dei pirati. Sì, cavolo, la gente comunque il serve. Io personalmente, anche se ce l'ho al cinema, fa sempre un altro effetto del film, perché almeno il clima che si trova al cinema non lo trovi né a casa né a... Solo se non hai a casa un cinema veramente a casa tua. Esatto, quello è un caso particolare, nel senso... Io non ce l'ho, tu ce l'hai? Soldi. Non ce l'abbiamo. Ma che non un pensierino ce lo farei, però no, non ce l'ho. Mi piacerebbe avere un cinema bello dentro casa. Ma non ce l'hai. Non ce l'ho. Non te lo puoi permettere. C'è una piccola notizia su Johnny Depp, che non c'entra proprio col film, però insomma ci sono state delle difficoltà nella realizzazione, perché Johnny Depp ha avuto dei problemi di un debito di 40 milioni di dollari con i suoi agenti, e quindi c'è questo conflitto, non si capisce di chi sia la colpa, e quindi... Vabbè, con i soldi che farà per il film, gli darà, il problema c'è, tanto... Dai, se viene a regia essere con 10 euro, Johnny Depp, sì, tanto 10 euro, tanto 10 euro di lei, 10 euro, tanto 10 euro, butto via, si tempi. Allora, vuoi fare tu saluti? Vuoi salutare sempre gli amici miei dello stage, una è Domenica e una è Emanuele Baldo da Pernocari. Dov'è? Detto bene. Dov'è? Che cavolo ne so. Vabbè, comunque sia, dici dov'è. Calabria, mi sa. Calabria? Ok. Comunque sia. Da Pernocari. Con passione, perché conoscete Lorenzo. Andiamo subito con la musica. Ma te rendi conto che io combatto il lunedì sera, anzi, con tutti i giorni, perché io sempre il lavoro io e te per fa. Adesso è il tempo della musica, quindi adesso ci ascoltiamo qui, Lorenzo. Motta del tempo che passi la felicità qui su RGS con Nerd Inside in compagnia dei Sorci Verdi. Ciao. Siamo tornati con la settimana nerdistica, però stiamo affrontando il tema dei film, e lo facciamo con uno dei più recenti film, che appunto è Alien. Non si chiama solo. Va bene, Alien come però? Covenant. Come? Covenant Vines. Vines. Ma non convince. Oddio, cioè tu hai detto una castroneria assurda, lo so, okay. Dai. Lo sai che non lo so, da circo. Comunque sì, Alien vince, nel senso che comunque in America è al primo posto per i film più visti, sì. Però non convince proprio a livello di botteghino, guadagna solo 36 milioni soli, insomma, chiamiamoli soli, 36 milioni di dollari incassati nel suo primo weekend, il che non è poco.
Però sappiamo che comunque quindi sono 15 in meno rispetto a Prometheus, che esordì con ben 51 milioni nel primo weekend. Vabbè, tanto sono sempre 36 milioni che te puzzano. No, vabbè. E 2 milioni in meno rispetto al famoso Alien vs Predator del 2004, che incassò ben 38 milioni. Quindi è un film che è uno dei più visti, ma a livello di botteghino, ecco, non ha incassato granché. Vabbè, cioè, secondo me non c'è nemmeno poi tanta concorrenza, perché è l'ultimo horror che è uscito, cioè. Allora. Un altro horror che è uscito è stato Get Out, Scappa, cioè sì. Quello dei razzini. Quello è horror? Sì. Una mezza cosa. È scappato anche uno. No, nemmeno. Un thriller horror. È quello che ti fa agitazione. Sì, però ecco, non ha tanto, però ecco, convince e non convince appunto, perché sappiamo che poi quella della Galassia hanno guadagnato in tutto il mondo quasi 800 milioni fino ad adesso, il che è una cifra quasi... Beh, secondo posto infatti, Vabbè, comunque sia, sappiamo, abbiamo parlato la volta scorsa dei Guardiani della Galassia che hanno appunto guadagnato quasi 800 milioni di dollari in tutto il mondo, e non è poco. Tranne in Asia, vero? Sì, doveva uscire ancora nel Giappone, pensa un po', ancora nel Giappone aveva guadagnato 800 milioni, vabbè, ma i giapponesi... Lo sanno già come è fatto. Può essere, sono cinesi, giapponesi. Sì. In Asia ce ne stanno parecchi, non so, sono giapponesi. Sono tanto uguali, come fai a distinguere una... vabbè, non c'è niente. Chi l'ha visto? Il programma di Rete 4? Sì. Comunque se ritorniamo con Alien, è una saga che ti interessa, l'hai mai vista, Diego? Sì, ti dico che a me è piaciuta, cioè poi quello dipende anche dal tipo di persona che, perché praticamente ci sono tipi di horror che sono splatter, certi sono veramente senza senso, però secondo me a me è piaciuto anche perché alla fine ritrae anche un po' una cosa dello spazio, un po' una cosa di alieni spaziali, quindi secondo me il tema non è brutto. E anche qui vorrei dire una particolarità di Alien, che penso tutti i fan proprio quelli accaniti insomma la sanno, cioè che il mostro alien, l'alieno insomma, in realtà dice che il regista si è ispirato a un vero alien che esiste realmente nel pianeta Terra, in fondo insomma sì, fondali marini, sì, che sì. È piccolissimo, però esatto, però c'è proprio il muso, no? in quel modo che lì si è ispirato insomma. Aspetta, io perché adesso l'ho visto, mi sa che sono passati gli anni quando l'ho visto, come è fatto, cioè come una specie di capsula sulla faccia, quello sì. un muso nero allungato indietro, e poi fa uscire tipo dei figli da sì, è tutto, no? Strano, era molto agile, che c'ha quelle specie di ragni, sì, che scappano, sì, dallo stomaco, quello esatto, quello. Invece Predator non è sempre, è quello, è un altro che vede con i sensori, no? Esatto, la... però non è sempre la stessa, dello stesso regista, no, è diverso, è tutto un po', però comunque sia c'è stato, però Predator contro versus sì c'è stato, e chi ha vinto vediamo se lo sai. Non mi è arrivato, perché io da questi film... Alien. Questi film non mi piacciono. Ci sono belli, questi sono un po' cioè, sono i classici di una volta, cioè, dei parecchi anni fa, insomma, un po' come, sì, Terminator. Un po' come Terminator. Bellissimo, sì, però il Genesis... Poi ti dico, non è che fatto. So belli, li posso vedere una volta, però non so quei film che ti dico li guarderò. Una volta e via. Sempre. Sì, una volta basta, avanza, però dopo se te lo scordi, ciao. Te invece mazza con Alien, che rapporto hai? Ma quello che io ho visto, quello su Sky, poi a me è piaciuto quello, carino. Sì, ma pure io, guarda, che Alien l'ho visto, ma non me li ricordo, pensa mai che l'ultimo Resident Evil, nemmeno mi ricordo come si chiama, che mi ha fatto quasi pena. Non mi ricordo nemmeno io, le muse insieme, e non mi ricordo nemmeno come finisce. Io mi ricordo neanche come iniziamo. L'ho visto insieme a Lorenzo, io non mi ricordo niente, cioè mi ha annoiato ed è brutto. Ma considera dal terzo in poi fanno tutti cagare, quindi è difficile ricordarselo proprio. Esatto. Però dopo ci sarà una notizia su Resident Evil, ma prima, ci ascoltiamo Gun Circus con L'anima non conta, qui su RGS con Nerd Inside in compagnia dei Sorci Verdi. Siamo sempre qui, Lorenzo, Diego, Mats, Mosè e Paolo, però adesso io devo capire una cosa. Okay, adesso c'è una notizia sulle serie TV. È una serie TV che veramente è una serie TV che... Non è bella perché ci sono due belle, tope. Due tope, per di tope, ciao belle tope, perché
Come possono cancellarla? Esatto, Chubro Girls, sappiamo che la CBS cancella la serie dopo 6 stagioni. Peccato. Io seguivo solamente per loro due. Sì, perché poi arrivava lei, quell'altra che faceva finta russa. Ciao bella. Sofì. No, io volevo per Max. Vabbè, ma quando si metteva la costantina gialla che stava così? No, vabbè. Comunque se sappiamo che infatti la notizia è stata piuttosto, ha preso un po' i fan a fredda, no? Perché comunque sia si parlava già della 7ª stagione che doveva essere appunto da dei rumors, ci doveva essere la mamma di Max. Quindi sappiamo che la mamma di Max aveva abbandonato, l'aveva abbandonata da piccola. E quindi la 7ª stagione appunto si centrava appunto su questo rapporto forse che aveva con la madre, però insomma la CBS cancella. Come ti cancella dopo 10 stagioni Big Bang Theory? Ah, sappiamo, mi è fatto in mente, è stato scelto anche l'attore che interpreterà Sheldon piccolo. Io perché siccome seguo il l'attore, adesso non mi ricordo come si chiama, c'hanno un maccio brutto, su Instagram ha postato una foto di Young Sheldon, si chiamerà così la serie televisiva incentrata su Sheldon, e ci sta proprio una foto dell'attore piccoletto, avrà che sono 10 anni, questo piccoletto. Faranno una serie di TV di Young Sheldon? Sì, proprio solo su Sheldon, sull'infanzia di Sheldon Cooper. Secondo me faranno una grossa stronzata, lo dico, ma veramente faranno una grossa... Non lo so, secondo me ci puntano, poi se andrà, se no... Tanto diciamo sempre... Uno spin-off. Esatto, è uno spin-off, quindi poi, se non va male, pazienza. Tanto c'è quell'altra che guadagna parecchi soldi. Ha seguito questa serie TV, Mosè, professore, la seguite? Sì, allora questa è bellissima, insomma, la storia di questi due ragazzi, i personaggi, l'ambientazione, insomma, la trama è bellissima. È una notizia che sconvolge perché, ripeto, insomma, questa stagione è interessante, è anche ricca di battute particolari, di colpi di scena, quindi insomma ecco, è bella. Speriamo che in qualche modo continui magari con qualche altra casa produttrice, insomma. Ecco, una cosa simile, un episodio simile è successo anche a Futurama, che sono arrivate alla stagione 8, e poi lì l'hanno staccato. Vabbè, sappiamo che è il stesso creatore poi di Simpson, no? Sì, sempre Matt Groening. Vabbè, adesso ci prendiamo una piccola pausa. Un attimo. Ci prendiamo una piccola pausa adesso, basta. Quando dico pausa, è pausa. Basta. Ma mettersi pausa come lumache. Esatto. Adesso ci ascoltiamo le luci della città elettrica, a forma di fulmine, e Baustelle con Amanda Lear qui su RGS con Nerd Inside in compagnia dei Sorci Verdi. Adesso però siamo arrivati ad una nostra bella bella rubrica. Adesso che cos'è, Diego? Il momento esatto. Si è partita anche la canzoncina, vedi? Non me l'aspettavo. Dillo un po' meglio, con più enfasi, dai, con questa canzoncina ti prende un po' dai, su. Il momento esatto. Ma c'è una felicità questa. Sì, ma che risorge veramente, fa rivivere i morti. Infatti è necrofilo. Comunque sia, ritorniamo con il momento esatto, con una bellissima top 10 con le birre più costose. Quindi vai Lorenzo, parti con la 10ª. La Pabst, senti che nome, Blue Ribbon. La birra Pabst Blue Ribbon ha una graduazione alcolica al 6%. È prodotta con ingredienti tedeschi in prima qualità e affinata in botti di whisky americano. Ed è venduta solo in Cina al prezzo di $44 per 720 millilitri. Bravo, bravo. Vai con la posizione numero 9, Diego. Questa si chiama la Tutankhamon Ale. Tutankhamon Ale. Io ho detto così. E se ne va. Tutankhamon Ale, Ale, Ale. Ale, come si dice? La Tutankhamon Ale. Ale. In inglese noi lo sapete. Questo è bellissimo. Tutankhamon Ale. Ale, Ale. Si rivolterebbe nella tomba. Vai, va avanti. Vabbè, è una birra prodotta in Scozia, è una bevanda con gradazione di 6 gradi, ecco, del 6%, diciamo. Realizzata secondo una ricetta di birra molto apprezzata, Regina Nefert.
Nefertiti. Nefertiti, ignorante. Una regina egiziana dei molti millenni fa. Mannaggia. Famosissima. Vai, va avanti, su. E dice che ne sono prodotte 1000 bottiglie oggi a valore di $75 a bottiglia. E cosa abbiamo alla posizione numero 8, Mosè? Allora, abbiamo la Sink de Bismarck. La birra Sink de Bismarck, prodotta dalla Bread Dog, è da sempre in competizione con un'altra birra in classifica, la Schwarzbock, così, 57, con una gradazione alcolica al 41%, voleva toglierle il titolo di birra più alcolica e per arrivare a questa gradazione ha utilizzato 4 volte il luppolo e l'amarezza di una IPA. Beh, l'IPA è buona, eh? Invece alla settima posizione abbiamo la Crow Ambassador Reserve. È una birra raffinata e prodotta dall'australiana Brewery, un cacchio, con una gradazione alcolica al 10,2. Vabbè, non è altissima. No, è bassa. È una birra fermentata per 12 mesi in botti di rovere francese, poi imbottigliata in edizione sempre limitata in bottiglie di champagne. Ma pronte per essere vendute solo a $90, non poco. Ma sì, so anche lì. Cosa abbiamo poi la posizione numero 6, carissimo Lorenzo? La Space Barley. La birra è stata prodotta utilizzando l'orzo che alcuni scienziati russi e giapponesi hanno coltivato nello spazio, addirittura nello spazio, con gradazione alcolica di 5,5%. È stata messa sul mercato dal Giappone Sapporo, al mercato giapponese. Sapporo, senti che nome. Come il discorso della Nintendo, non è la Nintendo, ma Nintendo. Questo è Sapporo. Sapporo, e allora metteci l'accento, perché che cavolo ne so. Non metto l'accento giapponese. Allora, Sapporo, e oggi viene venduta a $110. Esatto, vai con la posizione numero 5, Diego. Questa si chiama Samuel Adams Utopias. Ed è la birra più costosa degli Stati Uniti, con diciamo col suo prezzo sì, che va dai $150. Ed è fermentata per 18 mesi in botti di scotch, cognac, sherry, brandy e bourbon. Che bourbon, tu borbotti! Il bourbon! Da nuovo bourbon e bourbon! E i nomi! Continua, dai! Tocca a te. Vabbè, dai. No. È realizzato utilizzando malto della Baviera e 4 varietà di luppolo nobile. Ha una gradazione alcolica al 28% e viene venduta in bottiglie di ceramica dorata raffiguranti un bollitore di birra. Ecco, qui abbiamo la Foso Birra che ha citato prima Mosè. Vai con la quarta posizione. La Schwarzbock 57. Avete voglia di una birra extra forte? La Schwarzbock 57, prodotta in Germania dalla quello lì, ha una gradazione alcolica del 57,5% ed è stata fatta per la prima volta in edizione limitata nel 2011, congelando l'acqua per dare più corpo e sapore alla birra. Venduta a $275, è al quarto posto nella classifica delle birre più care del mondo. Ma una bottiglia costa solo $275? Sì. E al terzo posto abbiamo la Jacobsen Vintage, insomma prodotte per mettere sul mercato una birra al pari appunto di un vino costoso. È stata affinata per 6 mesi in botte di rovere svedesi e francesi e vanta bottiglie decorate con una litografia ad opera proprio d'artista danese Franz Kannick, quindi pensa un po' a mano. A prezzo di $400 a bottiglia è possibile avere una delle 600 birre prodotte che hanno una gradazione alcolica pari a 10,5 e data di scadenza al 2059. Fra 40 anni. Vai con la seconda posizione, Lorenzo. La seconda posizione ci troviamo, la The End of History. La fine della storia. La fine della storia. Seconda posizione, la classifica delle birre più costose di sempre, con un prezzo di $800 a euro. Vabbè, euro, dollari per mettere la cosa. Non è uguale. Oh, vabbè, €800 a bottiglia per la scozzese. La The End of History. Io dico in italiano, la fine della storia. Uno. Prodotta da Brave Dog, una birra extra forte del 55% di gradazione alcolica, che ha la caratteristica di avere un
portabottiglie fatto con il corpo di un roditore a scelta fra ermellini e scoiato. Beh, saranno contenti gli animalisti. I nazi vegani, attenzione, altre due cose. Dopo quelle giuste cose c'è rimane anche male, ma chi te le compra? Le compra. Per un totale di 11 bottiglie, la Brave Dog ci tiene a presentare che i roditori sono vittime di incidenti addirittura. Ma che schifo! Vabbè, almeno non uccidono loro. Vabbè, ma che tu dovevi raccogliere? Ma adesso devi che devi dire la prima in classifica. Quindi prepariamoci alla prossima castroneria che dirà, dai. Prego. Questa è l'Antarctic Nail Ale. La birra più costosa del mondo è l'Antarctic Nail Ale. Ed è stata preparata con ghiaccio ricavato da un iceberg dell'Antartico, addirittura con gradazione alcolica al 10%, e ne sono state prodotte solamente 30 bottiglie, che vendute all'asta hanno permesso di sostenerla sia Stifford Conservation Society, un'associazione che si occupa della salvaguardia della fauna e degli ambienti marini. Cos'è la fauna, Diego? Cioè flora e fauna, la fauna è il mondo degli animali, esatto. Ne sa, però ha detto, non esatto. Era sicuro. Vabbè, detto questo, ci andiamo a ascoltare una canzone che qui su RGS con Nerd Inside in compagnia dei Sorci Verdi. Ma adesso, prima Diego ci dice un po' i contatti. Vero? È finta, ma se sì, vuoi dire, se ti piace dimmi, ma se no. Ah, di idea, per finta, dai. Ma io vado via, veramente. Allora, se volete scriverci a diretta@cristigiurati.it oppure al nostro numero WhatsApp 3938890466. Poi? Aspetta, se vogliate. Se vogliate. Se ci avete. Poi? Se volete. Continuo. Ok. Poi se mettete un bel like alla nostra pagina Sorci Verdi su Facebook e Instagram. Ah, allora vedi che c'è stata la roba. Comunque lasciamo perdere Diego per un attimo, perché adesso c'è il famoso premio Gatto Maone. Che pizza. Vai, su, Roger. Allora qui ci troviamo in Gran Bretagna. Questa è la notizia di ieri poi. Di ieri addirittura. Compra un anello in un mercatino per 10 sterline. Indovina un po' quanto vale? 400.000 euro. Pensa un po'. Sentiamo un po' sta storia. Allora, questo famosissimo anello degli anni 80 è stato acquistato negli anni 80 in un mercatino delle pulci per 10 sterline. Verrà battuto nell'asta da Sotheby's. Vabbè, lo sapete, io l'inglese non lo so. A luglio, e secondo le stime della nota casa londinese, dovrebbe raggiungere la ragguardevole cifra di 350.000 sterline, poco più di 400.000 euro. Pensa un po' questo. Ma cosa c'ha sta anello? La proprietaria riporta al BBC Online: ha sempre pensato che il diamante fosse un articolo di bigiotteria. In questi anni ha indossato l'anello tutti i giorni. In realtà si tratta di un raro diamante da 26 carati del XIX secolo, tagliato a cuscino secondo la casa d'aste, proprio il vecchio stile del taglio, che lo rende leggermente più opaco rispetto ai tagli moderni. Ha indotto la proprietaria a pensare che si trattasse un pezzo di bigiotteria. Comunque sì, sappiamo che questa signora londinese negli anni 80 ha comprato stanella $10 per fino dagli anni 80 fino adesso lo portava sempre in giro e ne vale 350.000 euro. È successa una cosa simile a questa, un po' simile. Un signore pochi giorni fa aveva comprato fuori Italia ovviamente un quadro piccolino, insomma, e dentro ci ha trovato una copia della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. E quindi quando l'ha scoperta è stata anche lì un guadagno grandissimo. Beh, ovviamente se tu scopri queste cose, cioè, veramente te la vedi con dopo due minuti. Ma raccolto delle pulci bisogna stare sempre con gli occhi aperti. Ci sta tanta immondizia, ma può essere che trovi qualche chicca. Ci stanno quei tre programmi su televisione che fanno vedere. Sì, ma quelli è televisione. Vabbè, però ci sta gente che trova veramente cose rare. Sì, vabbè, io non ci credo comunque. Per me è tutta montatura. È impossibile che io
Se no quelli fossero i più ricchi del mondo, quelli. Tutti lo avrebbero, no? Se no. Vuoi andare all'aste? Comunque sia, purtroppo il tempo da noi, insomma, abbiamo avuto questo piccolo ritardo, purtroppo lo paghiamo a caro prezzo perché c'erano altre notizie, ma il tempo è quello che è. Quindi mi raccomando, anche questa sera andate, iscrivetevi alla nostra pagina di Facebook e Instagram Sorci Verdi, aspettiamo il vostro like, stiamo crescendo e quindi aiutateci. Sì, aiutateci a crescere la radio. E diteci anche com'è stato il nuovo... Insomma, anche un parere sul nuovo sorcetto apprendistato Mosè. Apprendistato Mosè, veramente. Quindi un saluto a tutti i nostri ascoltatori, insomma, volete salutare qualcuno? Lorenzo, vuoi salutare qualcuno? Io li saluto sempre Emanuele, Baldo e Domenica, e non so se si stanno ascoltando altri amici miei che non ho internet, scusatemi. Quindi salutiamo sapere. Tutto il gruppo degli animatori. Sì, sempre, saluto sempre. Saluto. Diego, vuoi salutare qualcuno? Ovviamente quelli che ci stanno ascoltando adesso. La mamma. Grazie, vabbè. Grazie al... Ma che... Io veramente... Lui è così, è così. Chi puoi salutare tu? Io caro... nessuno. Però chi te lo conosce, no, vabbè, dai. Invece Mosè, qualcuno un saluto particolare? Allora, sì, a una persona, a Sofia, la mia ragazza, che ci ha seguito per un'oretta, insomma, la prima oretta, poi si è addormentata e ci sentirà. Ci ha lasciato, insomma. Esatto. Invece saluto anch'io gli animatori, insomma, che ci seguono appassionatamente. Perché anche lui voleva venire a fare l'animatore, però non ce la fa. Io sono un animatore... Ormai lo fanno in me proprio. Io saluto i nostri ascoltatori, la mamma, il babbo, Pussi, il gatto. Vabbè, saluto un po' di gente, così in generale proprio. Così salutiamo tutti. Salutiamo tutti. Dalla regia un saluto particolare, Mats, grazie. Che oggi è dopo lavoro è corso qui, quindi grazie e della dopo quasi un mese e mezzo sono riuscito a rientrare dentro l'acquario io. E noi con me ci troviamo tra 3 settimane più o meno. Ah, ok, quindi sì, generazione sì. Di fenomeni fra 3 settimane? Sì, in pausa, mercoledì ultima puntata di un'altra musica, poi pausa per 3 settimane. Per problemi di salute. Per problemi. Va bene, sì, va bene, per problemi. Problemi personali di marzo. Quindi buonanotte cari ascoltatori e mi raccomando non mancate a lunedì prossimo 29 maggio sempre qui con i Sorci Verdi. Sempre di cotte di più belle, di cotte di crude, le scoprirete. Con la settimana nerdistica. Ascoltiamoci Dente, quello che si ha.